Sarà il primo impegno che ovviamente, basandomi sulla mia esperienza personale, metterò al centro del programma di governo. È chiaro che bisogna subito ripartire dalla sicurezza, mettere al centro il rispetto delle regole e quindi riabilitare subito anche proprio la macchina amministrativa ad un funzionamento che sia improntato alla risposta. Che è la prima cosa da fare, cioè le ipotesi di corruttela e in certi contesti, purtroppo come anche il nostro, di conseguente infiltrazione criminale, si annidano proprio dove non funziona la burocrazia. Noi faremo funzionare la burocrazia da un lato cambiando i regolamenti, dall'altro intervenendo, immediatamente sui tempi anche di risposta rispetto alle istanze dei cittadini. E poi ci proietteremo sul fronte proprio della sicurezza, quella urbana, attraverso il recupero di un sistema di videosorveglianza valido e mettendo al centro del nostro programma anche le attività di coordinamento, no? Io richiederò, già l'ho anticipato al prefetto, al nuovo prefetto, instaurare, di stabilire e di portare avanti un progetto serio sulla sicurezza attraverso un tavolo permanente in prefettura nel quale siederò personalmente portando lì il mio contributo di esperienza nel settore. Dobbiamo subito riappropriarci di una città che sia improntata sulle regole, le dovremmo far rispettare, dovremmo programmare ed attuare controlli rigorosi e far capire il messaggio, far passare immediatamente il messaggio che bisogna rispettare le regole. Su questo io ho inserito nel programma, anzi per chi avrà tempo e voglia di andarlo a consultare sui nostri social, è un programma preciso, dettagliato, che prevede anche modalità di intervento, tempistica e soprattutto finanziamento, no? Noi abbiamo subito risolto o provato comunque ad intraprendere la strada immediatamente per risolvere la questione economica di ogni iniziativa, di ogni progetto che mettiamo in campo. Questo crediamo possa essere un progetto serio. E appunto, noi ci impegniamo subito a un'operazione seria di riqualificazione urbana attraverso non solo la manutenzione delle strade, il verde, la sicurezza per l'appunto, nelle periferie che spesso sono state abbandonate negli ultimi anni, noi dobbiamo ripristinare subito la presenza dello Stato. Dobbiamo riportare lo Stato che non è solo una divisa, ma è soprattutto fatto di servizi e questi servizi dovranno essere assicurati attraverso presidi medici, recuperare tutto il nostro ruolo, che è quello che la legge attribuisce al sindaco, la prima autorità sanitaria locale, per la programmazione territoriale, per l'assistenza e quindi per la vicinanza, no? Noi vogliamo veramente farci sentire vicini ai cittadini, recuperare questa funzionalità dei servizi. Lo Stato deve essere ed è, no? Naturalmente amico dei cittadini. E non deve essere visto, come spesso accade, soprattutto lontano, no, dal centro, come un nemico. Questo percorso è un percorso complicato, sicuramente, è un percorso che andrà intrapreso con determinazione, con forza e con quell'autorevolezza che noi porteremo nell'istituzione comunale. Il principio e il valore assoluto del recupero delle periferie sta al centro del nostro programma. Qualche settimana fa, quando ho letto i dati della dispersione scolastica, che in alcune realtà, e parliamo purtroppo ancora delle periferie, tipo San Giovanni a Teduccio, tipo Ponticelli, sfiora, talvolta supera addirittura il 30%, oppure quello dei ragazzi, più di 70.000. Che hanno lasciato la città di Napoli negli ultimi 20 anni, ho avuto un moto di rabbia, no? Addirittura, perché
è la certificazione del fallimento delle politiche giovanili e soprattutto della incapacità da parte di una città di recuperare, utilizzare e mettere a sistema una delle risorse che ha, e cioè i propri giovani. Noi abbiamo quartieri come Scampia in cui i giovani al di sotto di 20 anni sono il 18%, che è un numero incredibilmente alto rispetto anche alla media nazionale, e i giovani dovrebbero rappresentare proprio la risorsa, l'energia, lo sviluppo, la capacità operativa, no? Però noi non riusciamo invece noi ad incanalare questa risorsa. Noi su questo abbiamo le idee chiare e vogliamo intervenire subito sulla formazione, che però non sia una formazione sterile, ma collaboreremo con la Regione, che è l'ente principale che si occupa della formazione e che dispone anche di risorse significative. Collaboreremo per creare un percorso unitario che, partendo dalle scuole, quindi occupandosi e preoccupandosi dell'esigenza principale, e cioè di far comprendere ai ragazzi, ai nostri ragazzi, che la scuola è un momento importante in proiezione, perché imparano e pongono le basi anche per il loro futuro e quindi per formarsi come uomini e come donne, ma anche come professionisti. E professionisti non significa solo avvocati, magistrati, medici, ma significa anche operai, significa anche falegnami, elettricisti. Noi faremo di questo un percorso serio, proiettando questa funzione immediatamente sulla formazione e sullo sbocco professionale. Cioè, i nostri ragazzi devono capire che studiando e formandosi costruiscono il loro futuro. Io sono molto fiducioso perché vedo negli ultimi giorni che sta crescendo molto il consenso e anche le aspettative dei cittadini rispetto al nostro progetto. E questo ci aiuta ancora a portare avanti con ulteriore determinazione quest'ultima settimana di campagna elettorale, perché noi siamo consapevoli che oggi i cittadini, in vista dell'appuntamento del 3 e del 4 ottobre, si stanno informando, si stanno documentando, stanno giustamente cercando di comprendere anche le differenze rispetto alle offerte elettorali che ci sono in campo, e quindi stanno cercando di capire chi siamo, quali programmi abbiamo, quali prospettive anche di efficacia, no? Cioè, ha il nostro intervento. E io sono contento, anzi, io in ogni occasione pubblica di incontro dico appunto ed invoglio i cittadini non solo ad andare a votare, perché l'esercizio del voto è un diritto fondamentale, costituzionale, ma anche perché con il voto si sceglie il futuro, si sceglie il futuro della propria città, ma anche dei propri figli, anche di noi stessi, e quindi il voto deve essere consapevole. Ecco, io spero, anzi sono sicuro, vedendo gli ultimi incontri e le ultime settimane, che i cittadini napoletani si determineranno in maniera consapevole, e lo faranno quindi cercando di capire chi è Catello Maresca, che cosa ha fatto nella sua vita, come lo ha fatto, e quali risultati ha avuto e qual è poi il suo programma. Noi abbiamo scritto, come dicevo, un programma serio, fatto di cose, di contenuti, fatta di percorsi anche, di metodi, no? Abbiamo scritto quando, come, con quali risorse faremo le cose. Abbiamo una squadra molto determinata, una squadra coesa, una squadra di professionisti, di persone competenti. Abbiamo l'autonomia necessaria per governare, tutti gli ingredienti che rappresentano il vero cambiamento. Noi siamo l'unica offerta che assicura di cambiare le cose rispetto a 30 anni, purtroppo, di immobilismo e di malgoverno che hanno caratterizzato questa città.